Ogni anno in Italia si consumano 1,4 milioni di tonnellate di oli vegetali a uso alimentare. Da queste sono 260.000 le tonnellate di oli vegetali esausti che vengono prodotte. Il resto rimane nella nostra catena alimentare. Sono centinaia i piatti della cucina italiana a base di olio fritto ed è elevato il consumo di prodotti conservati sott'olio. Ma cosa facciamo quando friggiamo? Dove vanno a finire le tonnellate di olio una volta utilizzato? L'olio versato direttamente nel lavandino produce un massiccio inquinamento delle falde, del mare, dei bacini idrici. Dal 1997 in Italia esiste un consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti, il CONOE. Istituito per legge, il consorzio ha il compito di organizzare e controllare la filiera del recupero e dello smaltimento di questo rifiuto. Il CONOE, dunque, svolge la propria attività a fini ambientali, a tutela della salute pubblica e della trasparenza della filiera. Grazie al contributo delle associazioni dei produttori di olio alimentare, delle oltre 450 aziende di raccolta e stoccaggio, delle 60 aziende di rigenerazione e delle associazioni in rappresentanza dei produttori dei rifiuti, il sistema CONOE trasforma un costo ambientale ed economico in una preziosa risorsa rinnovabile, un esempio virtuoso di economia circolare. In 10 anni di attività, il CONOE ha raccolto 442.000 tonnellate di oli vegetali esausti, principalmente provenienti dal settore professionale, della ristorazione e dell'industria alimentare. La legge prevede che l'olio usato prodotto debba essere stoccato e recuperato. Ma cosa si può fare con l'olio rigenerato? Piccoli quantitativi vengono trasformati in sapone, candele, mentre la quasi totalità viene convertito in biodiesel. A Porto Marghera e a Gela si trovano due delle più grandi raffinerie italiane dell'ENI. È qui che l'olio esausto si trasforma in gasolio green, un combustibile vegetale completamente biodegradabile, che può essere utilizzato come carburante per autotrazione in sostituzione di carburanti di origine fossile, riducendo sensibilmente le emissioni di anidride carbonica nel settore dei trasporti. Oltre a quelli dell'ENI, in Italia ci sono altri grandi impianti industriali per la produzione di biocarburanti derivati dall'olio usato. Il 90% degli oli esausti recuperati oggi, infatti, diventa biodiesel, con una media di produzione di circa 65.000 tonnellate l'anno. Una buona pratica che, oltre ai benefici ambientali, implica anche importanti benefici economici. Basti pensare che, da quando il CONOE è attivo, si sono risparmiati circa 192 milioni di euro sulle importazioni di petrolio. La raccolta dell'olio usato mancante, principalmente quello prodotto nelle nostre case, ancora non è stata implementata capillarmente, ma si stanno avviando delle sperimentazioni con i comuni. Oggi il nuovo traguardo è riuscire a raccogliere anche l'olio domestico, che potrebbe generare 35 milioni di euro l'anno. Da rifiuto a risorsa, il CONOE da 20 anni al servizio dell'ambiente e della salute dei cittadini.